dall'altra parte Ikedia sta facendo il bello e il cattivo tempo. Sta facendo danni. D'altronde, sai, dotato di questa velocità, questo dribbling molto, molto stretto, è dura stargli dietro. E quindi c'è stato bene il movimento di Agali verso il centro, ha tagliato bene. Paganini! Eh sì Marco, è questo, Tardelli ha detto a Cirillo, raddoppiamo su Ikedia, però purtroppo è tardi. Calcio di rigore, va la Val. È quello che stavamo dicendo poco fa, andare a raddoppiare da quella parte. Però, come lo vedi Abbiati? Bene. In questo momento. Anche se la Valla ha indovinato, il 7, però sì, non si può dare vantaggio andare. Della Nigeria, ed è la prima volta che la nazionale va sotto a queste Olimpiadi, in queste Olimpiadi, ed è anche in assoluto il primo confronto fra Italia e Nigeria a livello di nazionali under 21, e la Nigeria in vantaggio con la Val al 39esimo minuto su calcio di rigore. In questo momento la Nigeria ci sorpassa e quindi va, si sente il grido Italia, lo schema, Baronio colpisce al volo, sì! Il gol, grande, di Comandini. Ha toccato Comandini, credo. Sì, l'ha toccato Comandini. Lo schema che viene regolarmente effettuato durante gli allenamenti. E questa volta dalla calcio parte giusta. D'angolo di Pirlo, arriva Baronio che cerca il volo. Però i compagni abbracciano Baronio. Vediamo, no, ecco, no, lui no. Dice, l'hai toccata tu? Ma sì, secondo me l'ha toccata Comandini. Vediamo. Poi la linea Paganini, Secondo me l'ha toccata Comandini, sarebbe il terzo gol per lui. Sentiamo Paolo. No, per me sì. No, secondo me l'ha toccata Paganini. Ma Tardelli è scattato giù in piedi così come tutta la panchina, poi no, è autorete.